You know you gon' mess around and find out there ain't no one better. And the horn say, all right. And the horn say, and the horn say, feels good to me. And the horn say, tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. ETV a portata di mano. Scarica l'app disponibile per tablet e smartphone, è gratis. La TV in diretta, i servizi dei TG, le inchieste, i tuoi programmi preferiti, tutto in formato tascabile. L'app di ETV è gratis. Approfittane! Il più cordiale saluto da ETG edizione marchigiana del nostro notiziario, che ricordo va in onda in contemporanea ed in diretta sia sulle frequenze di ETV che di Radio Center Music 99.100 in FM. Siamo in diretta streaming anche sul nostro sito www.etvmarche.it, aggiornato con le nostre news 24 ore su 24. In apertura di questa edizione la cronaca da Senigallia: donna aggredita all'uscita dalla banca, è accaduto in strada della Benedetta. La signora, appena uscita dalla filiale, è stata afferrata ad un braccio e strattonata. Ha tentato in tutti i modi di divincolarsi. Una volta libera dalla presa, ha iniziato a correre. Il giovane l'ha seguita, ma lei è stata più veloce. A distanza ha aperto l'auto, si è infilata dentro e ha bloccato le portiere. Nel frattempo lo straniero l'ha raggiunta e ha cercato di aprire invano la portiera. La donna ha quindi preso il cellulare per chiamare la polizia e, mentre era al telefono, il ragazzo si è abbassato pantaloni e mutande. Nel frattempo, vedendo da lontano delle persone, il maniaco poi si è spaventato ed è fuggito. In corso accertamenti da parte della polizia. Andiamo ora ad una vicenda che ha coinvolto una marchigiana in Abruzzo. Parliamo di una studentessa ventenne di Offida che ha rischiato di rimanere intossicata dopo aver costruito con alcuni suoi colleghi universitari una stufetta artigianale seguendo le istruzioni in un video scaricato da YouTube. Hanno per questo rischiato di morire intossicati dal monossido di carbonio. La studentessa di Offida è stata ricoverata in camera iperbarica all'ospedale Umberto I di Roma. Vi terremo aggiornati. Ancora cronaca e ancora una volta notizie legate a violenza sulle donne, botte alla moglie sotto gli occhi dei figli minorenni. Per questo è stato arrestato un 39enne operaio di Chiaravalle. È accaduto alle prime luci dell'alba quando ieri i carabinieri della stazione di Monte San Vito, guidati dal maresciallo Pazienza, sono intervenuti, allertati dalla stessa donna, 33enne del posto, che chiedeva aiuto disperata. Perde il controllo dell'auto, rischia di falciare un gruppo di persone e, come non bastasse, si ritrova circondato da passanti inferociti. È successo ad Ancona, brutta avventura ieri sera attorno alle 20 per un disabile lungo Corso Stamira. L'uomo al volante di una Fiat Punto con i doppi comandi a tutta velocità ha sorpassato un autobus per perdere il controllo poi del mezzo, finendo contro i paletti dissuasori, abbattendoli e sfiorando un gruppo di persone sul marciapiede. Per fortuna nessun ferito. Per un colpo di sonno ci spostiamo a Falconara, finisce contro un albero con l'auto, ma resta illeso. Paura attorno alle 9.30 in via Marconi, nel quartiere di Falconara. Un 70enne diretto a Chiaravalle ha perso il controllo del veicolo e si è scontrato contro un albero. Nell'impatto si sono aperti entrambi gli airbag, ma fortunatamente l'automobilista non è rimasto ferito.
Andiamo a Porto San Giorgio, la città è ancora alle prese con la caduta di alberi, ormai è emergenza. Erano da poco passate le 5:30 di questa mattina quando un pino del giardino di Villa Salvadori è caduto finendo sulla statale Adriatica. Per fortuna in quel momento sulla strada, sempre molto trafficata, non transitava nessuno. Andiamo ad Ascoli, dove il GUP De Angelis ha rinviato a giudizio al termine dell'udienza preliminare quattro persone coinvolte nel fallimento della Novico S.p.A. Si tratta di Antonio Montagna, suo figlio Marco, Giancarlo Bernardi, al tempo amministratore di fatto a partire dall'ottobre 2008 dell'azienda, e Rosaria De Felice, amministratrice di diritto. L'accusa più grave, a vario titolo, è di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata. Da Ascoli a Civitanova, da almeno un paio di mesi, andavano e venivano dai padiglioni dell'ente fiera. Entravano dall'ingresso di via Cavour, trasformando di fatto quelli che erano un tempo gli uffici dell'amministrazione in camerette singole, punto d'appoggio quotidiano e ricovero la notte. Ieri pomeriggio si è concluso il soggiorno, diciamo così, all'albergo Fiera per 7 rom, 3 donne e 4 uomini di nazionalità rumena, imparentati tra loro. Ora una bella storia che viene da San Severino Marche. Trovano un portafogli con 850 euro e lo restituiscono ai carabinieri. Protagonisti della vicenda, due fratelli magrebini di 28 e 18 anni residenti da tempo appunto a San Severino Marche. L'oggetto, rinvenuto il 4 gennaio, era stato smarrito da un cittadino del luogo. All'interno, oltre agli 850 euro, c'erano anche carte di credito e documenti vari. Complimenti a questi due ragazzi. Cambiamo ancora argomento. L'auto di lusso in leasing può essere determinante per tagliare gli alimenti alla ex in caso di divorzio. Ecco perché la Cassazione ha respinto il ricorso di una donna di Pesaro che, oltre agli alimenti per la figlia maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, chiedeva per sé il riconoscimento dell'assegno divorzile. A pesare sulla decisione dei giudici, condivisa anche dalla prima sezione civile, il fatto che la donna aveva acquistato in leasing appunto una Mercedes. Massimo rispetto e massimo ascolto per i racconti, fatti e le storie umane di quanti hanno occupato l'ex scuola di via Ragusa ad Ancona. È l'appello di un gruppo di intellettuali che auspicano la prosecuzione del confronto con il comune, valorizzando le capacità di mediazione della politica per evitare prove di forza. Parliamo dell'ospedale, delle scuole ex Regina Margherita. Oggi, tra l'altro, ci sarà l'incontro decisivo tra il sindaco Mancinelli e gli occupanti della così ridefinita Casa de Nialtri. L'economia scivola a Toz in Piazza Affari, meno 4,18% a 109,9 euro, dopo un congelamento per eccesso di volatilità. Il titolo sconta la conferma della raccomandazione underperform, cioè rendimento inferiore all'indice di borsa, da parte degli analisti di BofA Merrill Lynch. Della Valle può comunque consolarsi perché il TAR ha dato ragione a Toz nel ricorso presentato proprio dal gruppo Della Valle contro il villaggio della moda nel territorio di Montegranaro. La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale ricalca quella relativa all'Outlet Village, il Castagno, e fa riferimento ad una grande struttura di vendita però artificiosamente suddivisa e quindi in contrasto con il PTC, cioè il Piano Territoriale Comunale. Il ricorso era stato presentato nel 2011. Ora una breve pausa, a tra poco per lo sport. Vi aspetto. Un caro saluto da Francesco di Salutein. Pensate all'importanza di un letto, dove passiamo tanto tempo della nostra vita, oppure queste poltrone che ci aiutano per il nostro benessere. Per funzionare bene dovranno essere personalizzate. Per questo vi invito nel mio negozio Salutein di Ancona per farvi toccare e provare la qualità e la funzionalità dei nostri prodotti, anche dopo l'acquisto, con l'assistenza tecnica diretta. Da oggi diamo più importanza ai nostri soldi. Diamo importanza alle cose importanti. Vi aspetto dunque da Salutein ad Ancona, in via Alcide De Gasperi 16, zona stazione. Ciao! La
L'associazione Archi Vivi, in collaborazione con il Comune di Ancona, insieme per l'Arte del Presepe, settima mostra dei presepi artistici alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Tutti i giorni, escluso il lunedì, con ingresso libero fino al 10 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Sarà possibile visitare mostre di arte presepiale, modellismo, collezionismo e pittura. L'intero ricavato sarà devoluto al progetto Teleton per la ricerca sulle malattie genetiche. Un Natale di arte e solidarietà. Stai cercando le offerte migliori per la tua vacanza? Ma allora stai cercando Criluma. Chi? Criluma, la nuova agenzia viaggi di Ancona che ti riserva tante proposte a prezzi incredibili. Mare, montagna, crociere, enogastronomia, vacanze studio o di lavoro. Vieni a trovarci o prenota una consulenza a domicilio. Personale qualificato saprà consigliarti la soluzione perfetta per il tuo soggiorno. Inoltre sul nostro sito internet tante offerte sempre aggiornate. Nasce Criluma, cresce la voglia di vacanza. Siamo in via Sandro Totti 2 ad Ancona, www.crilumaviaggi.com. ETG edizione marchigiana, ben ritrovati. In chiusura lo sport, ultima partita del girone d'andata della regular season e primo match del 2014 con la prima sconfitta stagionale in campionato per la Lube Macerata contro la Copra Elior. Sentiamo le interviste. E quando si stacca la testa e ci si riposa, inevitabilmente si incorre in un gioco che non è quello solito, non puoi sperare di giocare come abbiamo chiuso l'anno solare 2013, quindi adesso ci rimbocchiamo le maniche, sappiamo su cosa lavorare, cosa ci manca, e anche in vista delle partite di Champions contro di loro. Un avversario comunque all'altezza delle aspettative? Assolutamente sì, credo che anche loro siano stati arrugginiti come noi magari in qualche cosa, e quindi ci si aspetta un livello sempre crescente nelle partite che andremo a giocare contro. Sapevamo prima di partita che qua è importante vincere anche per il campionato, anche per le prossime gare in Champions. Penso che abbiamo giocato una buona partita, anche in primi due set che abbiamo perso abbiamo giocato fino a 18 punti bene, poi abbiamo fatto troppi errori in quel parte di set, sulla fine potevamo perdere anche 3-0, ma penso che dopo il secondo set abbiamo giocato al nostro livello e sulla fine mancava poco per vincere. Se noi andiamo a vedere i numeri, per esempio, siamo migliori quasi in tutto, però abbiamo giocato i primi due set, secondo me, a fasi alterne, in particolare in cambio palla. Il primo set Kurek è partito un po' a corrente alternata, abbiamo concesso qualche errore di troppo diretto che non dovremo più commettere, e poi alla fine insomma loro hanno pescato degli ace veramente ingiudicabili a prescindere dalla nostra ricezione, hanno tirato due volte la palla forte sulla riga di posto 5. La partenza non mi è piaciuta, poco aggressiva in battuta e qualche errore di troppo in attacco di cambio palla. Arriva a Cuneo per la Coppa Italia, un avversario che forse non vi aspettavate? No, invece ce lo aspettavamo, perché la classifica comunque faceva capire che Cuneo poteva essere una delle squadre da incontrare per il quarto della Coppa Italia, però adesso ancora mi sembra tanto lontano, ci sono tante partite da giocare. È tutto per questa edizione marchigiana di ETG, andate in onda, ricordo, in streaming anche sulle frequenze di www.etvmarche.it, oltre che sulla nostra radio Central Music 99.100 in FM. Tutto davvero, grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento con ETV e Radio Central Music. Questa è Radio Center Music.